Siamo qui e abbiamo cominciato con delle immagini fortissime, emozioni grandi che sono state riprese e immortalate da chi? Ovviamente dal 1 agosto al 18 agosto, quindi dalla notte delle bandiere fino al giorno della corsa del palio, da un grande professionista, Gabriele Forte. Nel corso degli anni, fortunatamente, mi si è affiancato Bruno Romani, che mi ha dato una grossa mano, Gabriele Perguidi, che ormai è tanti anni che collabora con noi, e poi anche abbiamo avuto è venuto anche un fotografo da Siena, che è Paolo Fieni, si chiama, che è un fotografo che fotografa con me il Palio di Siena. E grazie soprattutto a loro, ecco, perché io mi sono affidato molto, ecco, a loro. Grazie. Perché ci avete fatto rivivere quei momenti che rimarranno sempre impressi nella nostra mente. E quindi è una cosa bellissima per noi tutti, per le contrade qui presenti. Ma per me è una gran fortuna, e voglio ringraziare veramente dal profondo del cuore tutti quelli che sono tanti anni che mi sopportano in questa sfida di questi giorni. Grazie delle emozioni che mi regalate tutte le volte. Grazie a voi. Grazie. In manifestazione vorrei ovviamente chiamare il nostro vice sindaco Franco Capocchi, che porterà il saluto dell'amministrazione comunale. Franco, ecco, un saluto quindi tanto da Franco Capocchi. Sì, vi porto i saluti dell'amministrazione comunale. E è una bellissima serata anche stasera, vedo che il teatro è completamente pieno, quindi continua ancora di più questo palio, non si ferma mai, quindi dura tutto l'anno, e come si è visto anche alla manifestazione, sempre più gente, sempre più bello. Sì, quest'anno è stato veramente particolare, no? Complimenti allo studio Forti, perché è veramente un'eccellenza di Biancastagnaio. Io volevo solo dire due parole, poi lascio la parola al Massimo. Riguardo alla premiazione di stasera, siccome ho frequentato in quei giorni i componenti della commissione, e hanno sempre ribadito con forza quanto è importante tutta la comunità del Biancastagnaio, perché si sono resi conto anche che anno dopo anno vedono realizzate alcune indicazioni che loro danno, e hanno, quelle date nel 2022 l'hanno viste già realizzate quest'anno, e quindi erano molto contenti perché hanno visto tanta partecipazione e erano contentissimi soprattutto dei ragazzi più giovani. Ragazzi, infatti. Poi Massimo Santelli, prorettore, in questo momento rettore, fa le funzioni di rettore, in quanto appunto il rettore Bruni è dimissionario. Si è dimesso. È stato un anno un po' particolare, diciamo, anche per il magistrato. Particolare nel senso che abbiamo avuto una nuova pista, abbiamo corso in una nuova pista, c'è stato questo cambio di direttore, diciamo, dopo le dimissioni di Paolo, però devo dire che il magistrato ha reagito veramente bene. Ringrazio infatti il magistrato delle contrade, ringrazio i difensori delle quattro contrade che mi sono stati vicini in quei giorni. Non è trovarsi il 16 mattina un po'... non è stato un momento facile. Diciamo così, da un minuto all'altro non è stato semplice. Però tutti insieme siamo stati bravi e abbiamo... No, per farci un vanto, bravi nel senso che abbiamo unito le forze e siamo andati avanti. E siamo riusciti a portare in fondo il palio. Il magistrato sarà impegnato in tante cose nell'anno che verrà. Avremo le elezioni sicuramente primi di ottobre, se ce la faremo per tempi, però insomma, ecco, dobbiamo fare un rettore nuovo, anche perché io sono prorettore. Certo, questo è il primo impegno del magistrato. Del magistrato sicuramente. Poi avremo avremo altre cose, perché ci siamo iscritti anche all'associazione, certo. Dunque ci dobbiamo fare tutti i passaggi anche per avere dei contributi regionali, statali, quello che ci sarà. Anche perché, se vedete, nelle pareti ci sono vestiti che il magistrato dovrebbe rinnovare, dunque
anche quello è un bel impegno. Siamo un'altra cosa che riguarda sempre il magistrato delle contrade, avremo da approvare anche un nuovo regolamento che già era stato fatta una bozza, e dunque anche quello è una cosa importante che sicuramente andrà fatta. Io lo farò da prorettore fino a che ho la carica, perché sapete che in altro anno ci sono le elezioni, e dunque fino a che avrò la carica lo farò da prorettore insieme al rettore, diciamo, che verrà. Bene, Massimo. Un'ultima cosa, vorrei fare alcuni ringraziamenti, perché è anche compito mio ringraziare, certo, chi si dà da fare, chi si impegna nella festa. Innanzitutto, come ho detto, ringraziare il magistrato, i difensori e tutti. Ringraziare i priori delle contrade, certo, ringraziare tutti quelli che si occupano delle sfilate, perché non è una cosa semplice, non è semplice trovare la gente, non è semplice tutti gli anni, ecco, essere competitivi. Però, come hai detto te e come ho avuto modo anche io di parlare con la giuria, veramente complimenti sono stati tanti, e questi complimenti li riversiamo a chi si occupa di questo, perché se le sfilate sono belle è grazie a loro. Anche e dunque, ecco, poi ringraziare tutti quelli che sfilano, tutti i ragazzi, tutti. Certo. Perché però, anche quello non è un impegno da poco, perché insomma, bambini, il 18 di agosto non è che siamo al primo di gennaio. Esatto, ecco, con vestiti pesanti non sì, è sì. È vero. Poi ringraziare, voglio ringraziare anche tutti quelli che ci seguono, i giornalisti. Certo. Marco Conti che segue la pagina del Comune, Mariella Bacchischi del Corriere e Peppe Serafini. Certo. Perché anche loro ci danno sempre una bella spinta, perché ci fanno molta pubblicità durante i nostri festeggiamenti che iniziano dall'1 fino al 18, anzi fino a oggi, perché oggi si conclude il cerchio, diciamo. Sì. E niente, poi grazie a te che ci allieti delle tue parole, perché non sei faccio parte causa parte. E un grazie a Domenico Pozzuoli, perché è sempre disponibile, anche con lui, del nostro tecnico, come si chiama è sempre disponibile anche a lui, è fondamentale. Facciamo un applauso anche a Domenico, perché è fondamentale per il teatro, ma è fondamentale per il paese, perché è sempre presente. Va bene, tutti insieme comunque facciamo questa bellissima festa. Sì, facciamo è una festa paese, di tutti, è una festa bellissimo. Del paese. Ecco, del paese, dunque. Questo è l'importante. Grazie a tutti, grazie e grazie a tutti voi che siete qui presenti. Grazie Massimo. Il nostro rettore Massimo Santelli, che appunto il magistrato si è riconosciuto in un'associazione. Questo non serve soltanto a gestire il Palio, ma anche a far parte di queste associazioni a livello regionale. E con la conoscenza di questi giudici, non so se molti di voi forse lo sapranno, 5 dei nostri tamburini delle contrade di Biancastagnaio saranno presenti nei giorni 23 e 24 settembre a Grosseto per l'evento a spasso nel Medioevo sulle orme del Grifone. Avrebbero voluto che partecipassero con le loro monture, però ovviamente non è previsto dal regolamento, e quindi saranno presenti indossando i costumi del Grifone, ma però Biancastagnaio sarà nominato, quindi porteranno il nome di Biancastagnaio nella nostra Toscana, e questo è una cosa veramente di grande orgoglio. Stasera invece la contrada vincitrice si aggiudicherà appunto il cupello. Questo è il premio, il cupello che si aggiudicherà appunto la contrada che avrà preso più voti dalla giuria. Il cupello è un termine che deriva da cupo, fondo, un piatto cupo, alla pianese diciamo cupo, un piatto fondo. Questo premio è stato voluto dal magistrato delle contrade intorno agli anni 95-96, e questo proprio per dare lustro e importanza appunto a coloro che si occupano delle comparse, quindi delle monture e del corteo storico. Quest'anno questo premio è stato realizzato da un artista che noi conosciamo benissimo, è di Piano,
è una grande contradaiola ed è Sara Guerrini. Siamo di nuovo qua, come il 12 di agosto, perché il 12 di agosto, in occasione dell'inaugurazione del Parco Tematico Equestre che abbiamo avuto, in quell'occasione abbiamo appunto presentato i vari premi, tra cui appunto il cupello che hai realizzato te, un cupello che ora ci andrai a descrivere, ma che comunque è un cupello fatto di multimateriali, giusto Sara? Descrivicelo te. Sì, allora, quest'anno ho optato per ritornare a quello che hai detto sì all'origine, quindi al vero cupello nel senso del termine di cupo, e a dispetto di quello che di solito faccio, quindi nel dipingere, ho cercato di fare qualcosa di artigianale. Quindi il piatto è realizzato in castagno, ad omaggio appunto delle nostre piante, c'è la superficie fatta in smalto, dopodiché è uno sbalzorame che rappresenta il cavallo, incoronato sempre dalle foglie di castagno, però con foglie d'oro. Le contrade sono rappresentate da delle sfere di vetro e quindi la circolarità in realtà è il simbolo di questo. E poi ricordiamo queste sfere che ricordano un po' la nostra infanzia, perché sono le biglie, chi è che non ha giocato con le biglie di vetro? E quindi c'è proprio questo ritorno, no? E quindi le biglie di vetro, le piste delle quattro contrade, questa è una tecnica, lo sbalzo infatti, in rame, quindi un richiamo al materiale, un materiale prezioso, perché il rame è diventato un materiale prezioso, e quindi come ci dicevi te, queste foglie che sono queste... polvere d'oro, ovvero dei piccoli carati, però sì, d'oro. Brava Sara, bravissima. Ci teniamo tanto a dire questa cosa, che da tanto che ci penso in realtà, cioè quest'anno è vero, abbiamo avuto una pista ed è l'unica cosa che mancava a questo palio. Stasera ho sentito dire tante volte la parola bellezza, e di solito la bellezza per quanto riguarda l'estetica è soggettiva, è relativa, su una cosa non lo è, e penso che sia molto oggettiva, sull'impegno e la passione vera che tutte le persone stanno mettendo veramente per rendere altissima la qualità di questo palio, e penso di averne visti tante di sfilate o di corse, ma il nostro non è secondo a nessuno, bisogna solamente crederci su questo e continuare così. Anche perché, grazie Sara. Grazie alle persone storiche della Toscana. Sandro Poli, responsabile del Comitato Sempre in Rievocazioni Storico Toscano della provincia di Grosseto, e Alessandro Benessai, priore maggiore della Compagnia degli Sbandieratori e Balestrieri di Volterra. Ecco quindi per noi tutti il loro contributo. Stasera per ringraziarvi. Noi non possiamo essere alla premiazione per il premio Cupello di quest'anno, però vogliamo comunque essere presenti per ringraziarvi di tutto quello che ci avete fatto vivere quando siamo stati vostri ospiti a Piancastagnani. Vogliamo ringraziarvi perché abbiamo visto dallo scorso anno un cambiamento notevole in ogni contrada che abbiamo visitato, un entusiasmo che poche volte possiamo riscontrare in altri paesi e in altre città, e vogliamo dirvi grazie e bravi. Durante il palio non c'è stata molta occasione di poter scendere nel dettaglio di quelle che sono state le vostre necessità e anche i vostri miglioramenti, però vi assicuro che effettivamente ci siete rimasti nel cuore per tutto quello che avete fatto in questo periodo ed anche per la passione che mettete. Noi abbiamo realmente sentito quello che è il vostro entusiasmo, e questo, credetemi, viene trasportato in ogni persona che esce nel vostro corteo, in ogni abito che proponete ai giudici. Noi non possiamo che farvi complimenti proprio perché siete arrivati ad un livello veramente eccezionale. Potete ancora ovviamente migliorare, però sicuramente siete ad un livello che può essere considerato a livello toscano un buonissimo livello. Roberta, gli ho detto tutto, in effetti questo è un pensiero comune, ci siamo consultati parecchie volte e non posso che condividere a 100%. La cosa che ci tengo a sottolineare è che voi veramente siete ad altissimo livello sia nel portamento che nel comportamento. Non avete nulla da invidiare agli altri gruppi di rievocazione storica della Toscana. Noi, quando si viene da voi, si guarda i dettagli, si parla di dettagli, si parla di penalità, ma voi avete già fatto un grossissimo lavoro. Non c'è bisogno di molto altro.
orgogliosi e siate orgogliosi di questa vostra festa, di questo vostro corteo storico, perché vi assicuro, con l'esperienza che ho avuto da me, siete veramente ai massimi livelli. Grazie. Una bellissima esperienza fatta a Biancastagnaio e per 2 anni. Abbiamo visto la differenza dall'anno scorso di impostazione anche nelle piccole cose. Avete seguito alla lettera tutti quelli che sono stati i consigli, ma il consiglio che mi viene più spontaneo di darvi è: credete in quello che fate e soprattutto portate avanti questa bellissima esperienza che vi dà il massimo del divertimento, cioè vi dovete divertire. Cose importanti che nessuno dal mio punto di vista poi. Avete migliorato tantissimo gli armati, gli sbagliatori stanno facendo un grandissimo lavoro anche con le bandiere, con tutti quelli che sono gli aspetti generali dei cortei. L'unica cosa, mi raccomando, non fate le ruote con le sbandate, perché quello più o meno le fanno tutti. Quindi su questo potete continuare a proteggere, però nell'insieme le fanno un grande lavoro. Ha vinto il premio Cupelendo, non ve lo dico, complimenti a tutti per il lavoro che avete fatto, perché le differenze veramente vanno cercate nel tempo e quindi vuol dire che ha vinto il lavoro. Complimenti, Vai, complimenti ragazze. Vai, prendetevi questo cupello. Facciamo, immortaliamo questo momento. E complimenti, brave. Bravi tutti comunque. Bravissime. Ecco, ci stanno dicendo che c'era veramente pochissima differenza tra una contrada e l'altra.